Il mondo che abbiamo sempre avuto sotto gli occhi ne nasconde un altro. Quello degli atomi e delle molecole di cui è fatto, dove gli oggetti si misurano in nanometri, miliardesimi di metro. È un mondo impossibilmente piccolo. Un nanometro è quanto cresce un'unghia in un secondo. Ce ne vogliono 10.000 per fare lo spessore del filo di una ragnatela, 1.000.000 per il diametro di una capocchia di spillo. Il nanomondo non si può vedere con gli occhi, neppure con il microscopio ottico più potente, perché gli oggetti sono più piccoli della lunghezza d'onda della luce. Eppure, è proprio a questa dimensione che nascono proprietà e fenomeni fondamentali della natura. Per quasi 100 anni, il nanomondo si è lasciato comprendere e immaginare solo con l'aiuto di una matematica molto avanzata, di immagini della computer grafica, paesaggi artificiali di palline colorate, geometrie troppo perfette per essere vere. Questa è la storia di immagini che finalmente permettono agli scienziati di condividere con noi qualcosa delle loro conoscenze sul mondo nascosto dell'ultrapiccolo. Ma soprattutto, molto della loro meraviglia. Questa storia è cominciata a Modena, al centro S3 dell'Istituto Nazionale di Fisica della Materia, nel campus dell'Università. La maggior parte delle immagini è nata qui, da un'idea di Elisa Molinari e di altri ricercatori del centro, soprattutto fisici, ma anche chimici, biologi, ingegneri, medici. Paradossalmente, per vedere cose molto piccole, ci possono volere strumenti molto grandi. Sono loro che da alcuni anni ci stanno svelando i paesaggi del nanomondo. Hanno nomi difficili e al posto della luce usano altri tipi di sonde. Nel microscopio a effetto tunnel, ad esempio, il materiale viene esplorato da una punta fatta di pochi atomi. Ogni sonda misura proprietà diverse e i dati vengono visualizzati sotto forma di tonalità di grigio o di scale cromatiche scelte dal ricercatore. Nel microscopio elettronico a scansione, invece, a esaminare il campione è un fascio di elettroni capace di visualizzare dettagli fino a pochi nanometri. In realtà, qui non c'è sempre qualcosa di simile a luci e ombre, e non ci sono mai colori. Ma queste immagini sono indispensabili per capire che cosa accade nell'ultrapiccolo. Un'immagine può dire, infatti, più di 1.000 equazioni. Permette ai ricercatori di scoprire strutture nuove, ma anche di misurare, confrontare, verificarne le proprietà. E soprattutto, lo dice la parola stessa, immaginare. Perché la mente ha bisogno di panorami concreti sui quali vedere le storie che sta pensando, per formulare nuove ipotesi o progettare il prossimo esperimento, o semplicemente per comunicare i risultati ad altri specialisti. Ma ai ricercatori immaginare da soli non è bastato. E hanno capito che per questo le loro immagini non erano abbastanza belle. Che ci voleva l'aiuto di un artista. Quest'artista l'hanno trovato nella fotografa Lucia Covi. Anche lei, infatti, indaga le forme della natura e delle cose alla ricerca di nuove suggestioni, esplorandone dettagli, colori, materiali, tessiture. Fra le centinaia di immagini prodotte nel centro S3 o in altri laboratori, Lucia ha cominciato scegliendo le più belle.
quelle più chiare, meglio composte, più capaci di raccontare o attirare lo sguardo, più evocative o, al contrario, misteriose. Non sempre le più importanti, spesso anzi erano solo degli scorci del nanomondo. Poi è tornata tante volte all'università per capirle meglio. Avrebbe infatti potuto farne qualsiasi cosa, invece ha scelto la via più semplice e al tempo stesso più difficile. Rispettarle, mostrare la bellezza del nanomondo restandogli fedele, aiutarci a vedere quello che vede anche il ricercatore. Per questo si è limitata a elaborazioni digitali tecnicamente semplici. Filtri per togliere i difetti più grossolani, regolazione del contrasto per aumentare la nitidezza, tagli per migliorare la composizione o indirizzare lo sguardo. E naturalmente colori, perché nessuna combinazione di colori potrebbe sminuire il significato scientifico di queste immagini. Che colori ha infatti il DNA? Nessuno, e tutti. I paesaggi del nanomondo non hanno nulla a che vedere con quelli che conosciamo, ma la mente vi cerca lo stesso delle somiglianze con qualcosa su cui lo sguardo si è già posato. Vede ad esempio una torre di Babele nella punta in oro di un microscopio a campo prossimo. Gli stessi ricercatori si fanno spesso aiutare da queste metafore visive. A volte Lucia ha assecondato le somiglianze, scegliendo il giallo delicato della pietra arenaria dell'Egitto per quella che può sembrare la tomba di un faraone, in realtà uno scavo micrometrico in un multistrato di rame e silicio. A volte non lo ha fatto, e le dune di sabbia immaginate in una superficie di vetro bombardata con ioni argon sono diventate blu. In ogni caso è sorprendente ritrovare in questi infinitesimi frammenti di mondo il disordine, la morbidezza, l'imprevedibilità delle forme della natura che abbiamo sempre avuto sotto gli occhi, così lontane dalle simulazioni al computer. Ma gli scienziati, che cosa ci trovano di tanto interessante nel nanomondo? La continua scoperta che quando gli oggetti scendono sotto i 100 nanometri, meno di un millesimo dello spessore della carta velina, gli orizzonti del possibile si dilatano. Questa specie di passerella, scolpita nel silicio con un soffio di ioni, è in realtà una piccolissima bilancia, in grado di pesare poche molecole per volta. Un pezzo, domani, di un intero laboratorio di analisi concentrato in un chip. In altri casi, proprietà speciali sono dovute agli effetti quantistici che emergono quando gli elettroni degli atomi vengono confinati all'interno di particolari nanostrutture. I fili di questa matassa, ad esempio, sono in realtà fasci di nanotubi di carbonio, 50 volte più resistenti dell'acciaio e 6 volte più leggeri. Piccolissimi fori in una lega metallica fanno invece sì che la superficie nella quale sono stati scavati scorra su un'altra con poco attrito, un passo verso futuri motori che consumeranno meno energia. Una proprietà straordinaria mostrata a volte dalla materia è quella di auto-organizzarsi spontaneamente. È ispirandosi alla natura che i ricercatori sono riusciti a produrre questi nanofili di ossido di stagno, adatti per costruire nanosensori. Oppure questo riccio di arseniuro di gallio, cresciuto per caso intorno a un'impurità. Ma è quasi incredibile che alcuni degli strumenti che ci permettono di vedere il nanomondo ci diano anche la possibilità di plasmarlo,
persino atomo per atomo. Si possono così creare oggetti dalle proprietà nuove, cui la natura non aveva pensato, e nuovi nanolaboratori per studiare le sue leggi. Come e quanto queste nanotecnologie cambieranno la nostra vita, ancora non lo sappiamo. Ma questo accade con tutte le cose davvero nuove. Per ora possiamo guardarlo il nanomondo. Così le sue immagini cominceranno a nutrire anche la nostra immaginazione e a trovare un posto nella mente, accanto alle esperienze visive che l'arte e la natura ci hanno già abituato a riconoscere e a trovare belle.